Questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 29 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche questa mattina alla quotidiana rassegna stampa come ogni giorno offerta sempre da Tecnocampus. Vediamo direttamente quelle che sono le testate nazionali perché tanti sono i fatti in primo piano a partire dalla legittima difesa, il revenge porn. I problemi derivanti dall'economia, a quanto pare l'Italia ancora naviga in brutte acque ed è proprio il caso di dirlo, visto che comunque il problema della navigazione, soprattutto legato a certe vicissitudini ormai eh, conosciute, note e ben affermate, sono un problema per la nostra Italia. Ma cominciamo a vedere subito la prima pagina. Di un quotidiano nazionale e partiamo questa mattina con il quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera. E vediamo infatti quali sono i timori del Quirinale e a quanto pare risultano essere le banche. Mattarella, perplesso sui poteri della commissione d'inchiesta, chiama i presidenti delle Camere. Visco sale al colle, Banca Italia indipendente, e nomina il nuovo direttorio. L'indipendenza e i rapporti tra le istituzioni è questa la preoccupazione che ieri ha spinto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a salire proprio al quilinale per un colloquio con il Presidente Sergio Mattarella. In serata poi sono arrivate le nomine del nuovo Direttore Generale di Banca Italia che sarà Fabio Panetta e del Vice Daniele Franco ed Alessandra Perrazzelli. Intanto il Colle solleva dubbi sui poteri della Commissione Banca e al riguardo il Capo dello Stato ha chiamato i Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e anche Roberto Fico. E ancora vediamo quelle che sono le altre notizie proprio di oggi in primo piano, la legittima... La difesa ormai è diventata legge, scontro intanto sul revenge porno. La via, via libera effettivamente alla legge sulla di, legittima difesa, ci sono tanti dubbi da parte dei magistrati che dicono che sarà un vero e proprio far west, non sarà esclusivamente una difesa per tutelare eh, chi comunque si trova in casa e viene offeso da chi eh, penetra proprio nella sua abitazione con eh, intenzioni malevole, ma diventerà un'occasione in più per uccidere, questo è quello che dicono e ancora è scontro sul revenge porn. Ma anche questo lo vedremo piano piano nelle notizie di questa mattina e ancora vediamo il congresso di Verona ci siamo la famiglia e quel baratro tra vita pubblica e privata il divario tra il dire e il fare su temi sensibili dell'etica sta diventando troppo marcato per relegarlo nella sfera del gossip anche su questo argomento tanti eh, sono gli argomenti di discussione perché altrettante sono le polemiche che nasceranno proprio in relazione a questo Fine settimana. Ed ancora vediamo nella parte sinistra della pagina, nella spalla, vediamo la partita difficile con Trump. L'assoluzione di Donald Trump al termine delle indagini del Russia Gate non cambia soltanto la politica americana, come inevitabile. Il rapporto Mueller attraversa l'Atlantico, bussa alle nostre porte di italiani ed europei. Impone a noi, che siamo i principali alleati degli Stati Uniti, nuove riflessioni su quella comunità di valori e di interessi che dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo chiamato Occidente e quindi conviene partire dall'ovvio. Ora che ha ottenuto un certificato di buona condotta il capo della Casa Bianca è ovvio che si rafforza e diventa il favorito nelle elezioni presidenziali del novembre 2020 soprattutto se il Partito Democratico continuerà a puntare sulla carta ormai logora del complotto con il Cremlino. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie, ci spostiamo ancora una volta in Italia e vediamo il reddito di cittadinanza. La campagna ha il record di navigator pensate un po' 471 su 3000 infatti la Campania con 471 è in testa nella classifica dei navigator in totale circa 3000. A Milano saranno solo 124, solo uno in meno di Palermo e i navigator non prenderanno in carico direttamente i disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma affiancheranno gli operatori dei centri per l'impiego. E ancora continuiamo a vedere le tasse, i dati sulle tasse in 13 milioni non le pagano questo è il rapporto che gli italiani hanno con l'IRPEF e infatti sono stati 13 milioni di italiani che non hanno pagato l'IRPEF nel 2017 ultimo dato disponibile, oltre 10 milioni di loro hanno avuto un'imposta netta pari a zero grazie alle esenzioni dovute a detrazioni e a redditi inferiori alle soglia degli 8100 euro i dati sono stati diffusi dal Ministero delle Finanze ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina Erdogan ordina Santa Sofia torna a Stiamo parlando del Museo di Istanbul e nella parte centrale della pagina un vero e proprio caso che ha fermato tanta la città di Napoli ma ha anche fermato le eh, notizie sui quotidiani nazionali perché la vediamo proprio in primo piano e la vediamo proprio su questa pagina del Corriere della Sera, ma guardiamo eh, l'immagine, guardiamo la fotonotizia carrozza bianca, cavalli e giocolieri, lo sposo è cantante neomelodico ed è una vera e propria parata a Napoli per la vedova del boss, E questo che ha scatenato la polemica, infatti Napoli bloccata per le nozze tra la vedova del boss e il cantante neomelodico. Un corteo con carrozza bianca, cavalli e giocolieri. La sposa, Tina Rispoli, 43 anni è la vedova di Gaetano Marino boss degli scissionisti, il marito Tony Colombo, 32 anni cantante originario di Palermo e hanno fatto tanto discutere e ancora sicuramente faranno discutere, oggi sarà una giornata intricata proprio per questa uh, vicenda ma non solo e soprattutto per la città di Napoli. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano e vediamo che nella parte alta si parla proprio di revenge porn, i partiti si erano impegnati sul fatto di trovare una accordo sulla legge, ma la Camera ricominciano a litigare sulla pelle delle vittime. E intanto in apertura Cigelle e Will arruolate per le pensioni d'oro della casta, guerra ai tagli della legge di bilancio, i due sindacati contrari a ridurre i maxi assegni fino a 500.000 euro dei funzionari di Palazzo Madama. E le due sigle sostengono che il Senato non è costretto ad accettare le riduzioni degli assegni sopra 100.000 euro decise dall'esecutivo alla fine del 2018. Ora bisogna aprire una trattativa e ancora vediamo nella parte centrale, 25 anni fa Berlusconi vinceva le prime elezioni, foto segrete ma anche in retroscena, ed intanto quella che viene definita legittima difesa e tra parentesi illegittima perché è una riforma sgangherata. E nella parte centrale della pagina, dopo l'Etiopia, le aerocisterne KC-767A hanno il software considerato a rischio e l'aeronautica, pensate un po' a quattro aerei militari a rischio, ma li fa ancora volare infatti dopo gli incidenti in Africa e in Indonesia gli Stati Uniti hanno fermato il Boeing che usano i sistemi MCAS in Italia per ora non sono state prese misure preventive per i veivoli costati nel 2002 un miliardo di dollari e intanto nella parte centrale di questa pagina niente parte civile processo montante all'avvocatura di Stato con la spia imputata ed intanto l'inchiesta crediti in bilancio di SIAE non aprire quel mondo è meglio così. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina si parla ancora di pedofilia. Leone rivolta contro Barbarin che coprì gli abusi sbattezzati per punire il cardinale. Monique, il 20 marzo, è deciso, chiederò alla mia diocesi, di cancellare il mio nome dalla lista eterna dei battezzati. E questo è quello che viene fatto appunto per protestare contro questa vicenda e soprattutto contro la pedofilia. In tanti paesi. Chiederanno proprio di essere rimossi dal battesimo, dall'elenco del battesimo. E ancora continuiamo a vedere le altre testate nazionali. Ci spostiamo sul libero, fatta la legge, trovati a quanto pare quelli che danno fastidio. Infatti, quelli che odiano la legittima difesa e il provvedimento passa magistrati e poliziotti di sinistra già di traverso, è incostituzionale, sarà un far west. Ma costoro non dovrebbero applicare le norme, c'è cioè chi invoca il problema dello Stato. Secondo molti, soprattutto quelli dell'opposizione, questa legittima difesa eh, spodesta quello che è lo Stato e manifesta esclusivamente l'incapacità proprio dello Stato di far fronte alle emergenze. E chissà che proprio non sia così, ma ovviamente dichiararlo non vuol dire che eh, sia qualcosa in più, semplicemente che esiste. Ancora, povero IMSS, poveri noi, pensione a sbafo per uno su quattro, la metà, pensate un po', sono al sud. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, eccoci qua, li portiamo qua, poi li abbandoniamo per strada. Milano, buona accoglienza a tutti. E ancora vediamo appena il 5% dei contribuenti regge lo Stato e in pochi pagano. Le tasse è sempre la solita situazione. Intanto vediamo chi si protegge dai criminali ha sempre ragione, ancora una volta parlando della legittima difesa e poi nella parte bassa della pagina, anche da qui ehm, appare proprio la notizia in relazione al congresso della famiglia Verona, il sondaggio in concomitanza. Per i due italiani su tre l'aborto è immorale. Ed ancora nella parte bassa della pagina, eccoci qua il pianto è un atto liberatorio, se non versi lacrime vivrai nell'infelicità. Questo viene raccontato da questa testata oggi, probabilmente è così, ovviamente le lacrime servono per liberarsi da quello che eh, sicuramente la nostra anima non riesce e non vuole più trattenere, ma non sempre è così semplice piangere. Insomma, prestate attenzione più a questo e lasciatevi andare. Uomini, donne, non, non c'è differenza sulla necessità di... Piangere oppure no. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano: tutte le porcherie nascevano in palestra, retroscena sulla storiaccia di Prato. E intanto continuiamo ancora una volta a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Andiamo adesso sul tempo, il quotidiano eh, romano. E infatti vediamo che nella parte alta rischia la vita chi ruba in casa ad altri. Per carità, questo è più che legittimo ovviamente chi si permette il lusso e scusatemi il termine lusso però la realtà è proprio questa ormai oggi sembra quasi diventata abitudine entrare nelle case degli italiani, nelle case delle persone e soprattutto far manbassa di qualsiasi cosa ma non solo perché fosse solamente un furto allora. Vabbè, però effettivamente si entra in casa quando ci sono i proprietari di casa e soprattutto si usa violenza contro queste persone, insomma diventa sempre più complicato. E ancora vediamo l'allarme che viene lanciato da questa testata, secondo eh, il tempo sono i romani i più tassati d'Italia, tra Trattari, IRPEF comunale e regionale, pagano in media 1140 euro pro capite ogni anno, hanno le aliquote più alte del paese ma in cambio di tanti soldi... Hanno i servizi peggiori. E ancora vediamo, continuiamo a vedere nella parte centrale della pagina, a sorpresa: entra nel direttorio come vice di Gila Perrazzelli, Alessandra Bombarosa su Banca Italia e ancora arrestato maestro di un nido a Roma ora ti gonfio e butto giù dalla finestra sempre più vicende che riguardano le fasce più deboli della popolazione bambini piccolissimi, bambini dell'asilo che vengono affidati alle mani incaute di persone che dovrebbero uh, guardarli dovrebbero essere maestri, dovrebbero essere educatori ma alla fine che cosa fanno? usano violenza non solo fisica ma anche verbale e determinano situazioni sempre peggiori ancora una volta alla rivalta la decisione e comunque la polemica sulle telecamere proprio nelle, negli asili e comunque in quelle strutture dove si trovano persone in difficoltà o comunque persone deboli, quali possono essere appunto i bambini. Ed ancora vediamo Garabaglia sui vitalizi in regione, saremo inflessibili con chi sbaglierà. Ed infine ancora i vecchi debiti eh, del, del club, nuovo botta risposta tra Pallotta e la Sensi. E infine nella parte bassa della pagina, eccoci qua in Pista, mi sento davvero donna l'ex ministro De Girolamo, ballando con le stelle che sarà su Rai 1 e racconta appunto come la fa sentire ballare. E ancora ci spostiamo sul quotidiano La Repubblica e vediamo nella parte alta della pagina l'alto di Mattarella. Forti dubbi del Colle sulla legge che istituisce la commissione d'inchiesta sui risparmiatori truffati, Lega 5 Stelle, scontro. Sono contro Tria. E ancora intervista a di Maio, ricordo al Ministro del Tesoro, che le scelte vanno fatte da chi ha i voti. Aspettiamo da giorni la firma e nella parte centrale della pagina, eccoci qua, vediamo una foto soddisfatta di Matteo Salvini, ci domandiamo tutti perché, ma la realtà è che comunque eh, è passata la legittima difesa e il Vice Premier Salvini trova proprio una uh, vera e propria esultanza fatti libertà di sparare, lo vediamo proprio nel titolo sotto la sua immagine, Salvini esulta i giudici ma dicono la legge è incostituzionale, arbe impropria della giustizia fai da te, questo è il commento che viene fatto proprio in relazione a questa vicenda ed ancora nella parte destra della pagina sulle porno vendette le deputate si dividono, salta il nuovo eh, reato, è ancora una volta a battaglia e non si tutela. Comunque una situazione che è sempre più eh, precaria ma sempre più in primo piano. Ed ancora Marco Bassetti per i controlli delle scuole impronte digitali ai professori. E ancora vediamo la Maria De Filippi che viene intervistata a questo quotidiano. Non sopporto la tv degli insulti e non è vero che faccia ascolti. Insomma anche questa è una vicissitudine sempre più eh, eloquente ormai in televisione. Ci si insulta l'uno con l'altro e sembra proprio che questo piaccia così tanto agli italiani da stare sempre in, incollati al teleschermo, però non è questo che dovrebbe piacere, ma non è questo che effettivamente le persone vogliono, diciamo che in molti casi sono semplicemente condizionati. Ed ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, vediamo il giornale ed eccoci nella parte alta della pagina, Matteo Albivio, i piani di Salvini, addio Forza Italia, nozze con Movimento 5 Stelle, i dubbi di Giorgetti. E tre leghisti su quattro vogliono continuare con il centrodestra. La legittima difesa e legge era ora. E ancora i 5 Stelle fanno saltare le nuove norme sui porno ricatti. Il Parlamento è bloccato. E intanto per il PD, ovvero Premio Donatello, la triste notte dei reduci sinistri. E nella parte più bassa crescita zero, redditi in calo e il governo vuole più spesa. Sono questi conti pubblici a rischio, pessimista pure SP. E ancora il forum della famiglia, eccoci qua perché... Un divorziato deve essere a Verona oggi. Fermi tutti al congresso di Verona sulla famiglia, possono andare solo gli etero eterosessuali monogami con figli rigorosamente naturali e concepiti secondo le regole di madre natura, purché avuti durante il matrimonio, ovviamente contratto secondo le regole di Santa Romana Chiesa. Astenersi i divorziati. E eh, poi anche eh, chi comunque non ha i requisiti sopraannunciati, così hanno deciso le vestali del politicamente corretto, talmente ossessionate dalla manifestazione di Verona che inizia appunto oggi, da decidere perfino chi avrebbe veramente titolo ad andarci e chi no. Loro la chiamano ipocrisia e ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, perché, stando al codice etico di fatto quotidiano e la stampa, è una vergogna che uno dei dibattiti sulla famiglia sia moderato da un un ultra della Cato Destra come Alessandro Sallusti, direttore del giornale con una lunga convivenza con Daliera Santa alle spalle o peggio da Elisabetta. Insomma questa è una vicenda che come dicevo già prima farà discutere in tanti e soprattutto oggi se ne parlerà tantissimo la famiglia, ovviamente è il perno della nostra società, è l'elemento portante e soprattutto è quello dove deve circolare l'amore, ma quello vero e troppo spesso oggi l'amore non esiste. E ancora vediamo le altre notizie. In primo piano, una parte bassa della pagina, la maglia rosa che diventa intima, tifosi divisi sugli sponsor del Giro d'Italia. Ed infine la, la, la svolta break dance arriva alle Olimpiadi, ecco lo sport ridotto a gioco. Questo è l'annuncio che viene fatto proprio in relazione a questa novità tutta targata Olimpiadi, ma continueremo a vedere le altre notizie subito dopo un break pubblicitario, proprio parlando di break dance viene in mente il break pubblicitario e allora vi lascio a qualche momento, poi ritorniamo subito qui. Tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Sangoben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, continuiamo ora a vedere quelle che sono le notizie in primo piano sulle testate nazionali, ci spostiamo ora su Il Mattino. E vediamo, come al solito, la prima parte della pagina, tutta dedicata alle brevi: l'ambiente, la svolta verde di Capri, vietata la plastica anche in spiaggia. E poi vediamo verso Roma Napoli: Ancelotti e Ranieri: il derby dei gentlemen che non mollano mai. Intanto il reportage: i geni di Napoli che fanno volare la Ducati. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, vediamo l'apertura, violenza e gogna sui social, il giorno nero per le donne. Abbiamo già visto nelle testate precedenti che si è parlato di revenge porn, ma vediamo anche un'altra storia che rappresenta proprio la tristissima storia delle donne di questa giornata. Infatti, San Giorgio, stiamo parlando della violenza sulla donna eh, che è stata stuprata in Circonvesuviana, il medico lo stupro c'è Stato, ma che cosa fa il jeep? Scarcera anche il secondo ragazzo salta il giro di vite su chi diffonde in rete immagini sessuali, l'opposizione occupa l'aula. Insomma, due vicende che si trovano perfettamente allenate e sembra quasi che non ci sia né rispetto né tutela per le donne che subiscono queste violenze, perché in entrambi i casi stiamo parlando di violenza. E infatti giornata nera ieri per le donne, proprio quando il medico ha accertato la violenza sulla ragazza di San Giorgio a Cremano, il GIP ha scarcerato un secondo ragazzo. Alla Camera invece salta il primo sì alla legge contro chi diffonde in rete immagini sessuali. L'opposizione ha occupato l'aula. E intanto vediamo che continua a diventare eh, virale sempre più il, la questione della legittima difesa che è diventata anche legge ma la maggioranza perde pezzi. Sono queste le tensioni tra Salvini e Conti. Il sacrosanto diritto alla legittima difesa è legge. È un giorno bellissimo per gli italiani. Matteo Salvini è infatti esultato a Appena ieri la Lega ha incassato lo che è definitivo al provvedimento, ma pesano alcune assenze sospette in maggioranza. E intanto vediamo in retroscena Commissione Banca e lo Stop di Mattarella Panetta di G di Banca Italia. E ancora anche da qui vediamo il forum Famiglia, gli ultra del passo indietro sui diritti. Assistiamo al vecchio Chiamanza con un misto di paura e di sorpresa. La scena che si propone adesso a Verona in occasione del congresso mondiale della famiglia sa di medioevo. Sembra una puntata fuori tempo di sinodo in nome della Rosa. e Saranno della partita, eccoci qua, oligarchi russi. Ma anche americani come Brian Brown, presidente della National Organization for Marriage negli Stati Uniti, e non mancherà la destra cattolica legata al gruppo Provita e qualche fantasioso attivista. Insomma, saranno in tanti. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina la bufera a Napoli. Il comune all'ultimo minuto sposta l'iniziativa di libera per evitare l'incontro al maschio angioino, dove c'è una festa proprio per la vedova del boss che si risposa. Spostato l'evento antimafia. Le nozze trash con il neo melodico Colombo, concerto al plebiscito e corteo a Secondigliano. E vediamo Tina, Toni, gli spari e la festa in diretta TV Web contro la D'Urso. E ancora nella parte bassa della pagina un'altra notizia di cronaca. Lo stop dopo la denuncia del mattino Pompei e l'altro là del ministro. No, alla ruota panoramica. E infatti Bonisoli boccia l'idea della ruota panoramica. Non se ne parla proprio una ruota panoramica a Pompei davanti agli scavi a 50 metri di distanza dai tesori di epoca romana? Assolutamente no, il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli taglia corto sul progetto di una giostra per turisti alta 60 metri dalle stire e questo è quello che viene annunciato proprio da questa testata ma che viene ormai dibattuta proprio da, da giorni ormai perché sembra una vicenda che non vuole avere un termine, una ruota panoramica di fronte a un pezzo di storia quasi fosse in realtà un gioco. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul manifesto, andiamo a vedere la prima pagina del manifesto e vediamo che la destra riunita festeggia il Far West, legittima difesa. Ok alla legge, maggioranza giallo verde al minimo, mancano 16 voti del Movimento 5 Stelle. E intanto arrestati 5 migranti, Malta abborda la nave dirottata. E vediamo l'articolo di apertura, eccolo qua, è ovviamente la famiglia Balilla. E vediamo proprio che si apre oggi a Verona, laboratorio politico dell'estrema destra. La tre giorni del World Congress of Families che riunisce l'integralismo pro life e omofobo globale. Alla Kermesso sfilata di ministri leghisti, la risposta di massa del controvertice promosso da non una di meno. E intanto nella parte bassa della pagina. Eccoci qua, vediamo quali sono le altre notizie. Roundup da killer, mega condanna bis. E infatti è proprio questo di cui si parla. In, tribuna, in un tribunale della California ha stabilito che la multinazionale era proprietà della Bayer e dovrà risarcire l'ennesima vittima del Roundup. Il famigerato diserbante a base di... Glifosato con 80 milioni di dollari per i giudici americani e l'erbicida, il più usato al mondo, è stato causa del cancro che ha colpito un agricoltore. Insomma, una sentenza che passerà nella storia e che soprattutto eh, tende a tutelare chi comunque ha subito una ingiusta eh, malattia. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla stampa Commissione Banche, questo è l'articolo di apertura all'allarme del Quininare Rischi per il Sistema. Standard Poor's gela l'Italia frena la crescita del il buco è già di 8 miliardi, intanto no all'Unione Europea sono costati 600 milioni e Di Maio da Bolton rassicura USA, l'alleanza è assolutamente solida e intanto dal Bronx alle Olimpiadi la breakdance disciplina sportiva la vediamo proprio in un'immagine ritratta su questa pagina, ne abbiamo già parlato e a quanto pare sembra proprio che sia divenuto elemento cardine di questa uh, veramente kermesse. E ancora vediamo la parte economica, ci spostiamo sul sole 24 ore, redditi, pensioni e ricchezza, l'Italia che ormai è diventata l'Italia dei paradossi. I numeri non tornano tra statistiche e realtà. E intanto vediamo le partecipate che girano al MEF maxi cedore da 2 miliardi e 400 mila euro. E intanto la svolta di Lisbona, Portogallo verso zero deficit con austerity light. E infine nella parte bassa della pagina l'Assemblea Telecom nel tentativo di tregua tra Eliot e Vivendi. E Vinitaly apre ai produttori italiani le porte del mercato cinese, ancora una volta il Made in Italy nel mondo. Ed ancora il Salone del Mobile che accende Milano in città la bellezza di 1520. Ancora ci spostiamo sempre sulle pagine economiche. Questa mattina Italia oggi ci presenta casse in aiuto dei professionisti nel decreto legge crescita, la possibilità scusate, di destinare a strumenti di sostegno a favore dei propri iscritti. Fino al 5% dei rendimenti annui dei patrimoni. E intanto vediamo Nicola Rossi, eravamo già in recessione, adesso purtroppo ha frenato pure l'export. E intanto nazionalizzandola per Nigotti si torna al panettone di Stato. Il retromarcia Movimento 5 Stelle per i contribuenti ispezioni fiscali comunali, garanzie dallo statuto. E intanto nella parte centrale, vediamo che anche qui si parla di difesa, di legittima difesa ora sempre legittima. Però la legge che esclude il risarcimento danni a carico di chi ha subito la violazione del domicilio. E intanto vediamo Tremonti, il debito è cresciuto del 70% negli ultimi dieci anni. Ed ancora pensioni di cittadinanza sotto i 1000 euro, cash alle poste e questo è quanto è fattibile appunto secondo uh, questa testata ma la legge appunto a determinarlo. Ancora continuiamo a vedere lo sport, ci spostiamo su Corriere dello Sport CR7 sicura a casa uh, Messi e Ronaldo vuole recuperare in fretta subito dopo il capo, è infatti è passato un giorno nella clinica di medicina rigenerativa di Barcellona, ha messo l'Ajax nel mirino ed intanto nella parte centrale della pagina Conte si libera inizia la causa del tecnico contro il Chelsea l'ex CT in tribunale a Londra per una penale da 20 milioni. Presto potrà tornare sul mercato Italia o estero? Ecco dove può andare all'interno di questa pagina, di questo quotidiano, appunto tutte le informazioni utili. Ed ancora sull'Inter, l'Autaro salta tre partite: c'è Keita con la Lazio, forse i cardi in panchina. E ancora scendiamo su questa prima pagina. Voi, Culibali, 150 milioni. Napoli, clausola record nel contratto del difensore: nessuno come lui n'ha. Vale solo per i club stranieri. Ed intanto Rossi invidia la nuova Ducati, MotoGP in Argentina vale attacca. Studiamo le rosse, loro volano. E intanto i Baby Ferrari già nel futuro, in Bahrain con Leclerc e Schumi Junior. Dopo la gara, le prime prove di Mick. Ed è ancora uh, sport con tutto sport. E vediamo nella parte alta della pagina: Vierere Vittozzi, Donne, il bello dell'Italia. Intervista parallela le campionesse del Bliaton, i, i successi del femminile, la moda, la musica, il calcio. Insomma, un confronto paritetico proprio su vari argomenti. E nella parte centrale della pagina: Carramba che Juve Barça. E ancora vediamo quelle che sono le notizie in primo piano: Nerazzurri senza avversari, Conte all'Inter sempre più vicino e intanto Mazzarri ne fa di tutti i colori e scendendo nella pagina eccoci qua offerta portata a 100 milioni San Vialli. l'accordo ormai è a un passo e intanto vediamo Totti e Pichè superstar degli export, videogiochi che passione Francesco Scatenato lancia un torneo online, il catalano fonda una lega e prima di Passare alla pubblicità, qualche attimo ancora di pubblicità, vi voglio fare proprio questa domanda, visto che stiamo parlando di sport e abbiamo visto che la notizia che oggi fa tanto discutere proprio in termini di sport, parliamo di olimpiadi, di breakdance, voi che cosa ne pensate? La breakdance può essere considerata veramente una disciplina olimpionica o effettivamente come ha titolato qualche uh, pagina di quotidiano nazionale è semplicemente un gioco e qualcosa che nulla a che fare con lo sport? ma semplicemente un'attività per passare il tempo e per divertirsi. Insomma fatecelo sentire, scrivete sulla nostra pagina di teleprima e raccontateci quello che voi pensate. E adesso andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo. <coughs> tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex Sangoben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per vedere quelli che sono i fatti in primo piano nella regione Campania. Lo facciamo attraverso i quotidiani online. Cominciamo dalla Repubblica e vediamo proprio in primo piano questa vicenda che abbiamo già anticipato sulle testate nazionali, perché ormai è diventata veramente virale: Napoli, matrimonio trash tra il neomelodico Toni Colombo e la vedova del clan Tina Rispoli. Il comune insorge, infatti, una carrozza bianca trainata da quattro cavalli, giocolieri, trampoli e il fatidico in un castello. Tony Colombo si è sposato con la sua Tina Rispoli al maschio angioino, lui è cantante neomelodico ultranoto, lei è la vedova di un boss. La loro storia d'amore è raccontata minuto per minuto sui social network, seguitissima da migliaia di fan, il matrimonio non è certo passato inosservato ed è stato preceduto il 25 marzo da un addio al nubilato a sorpresa in Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più belli d'Italia. Doveva essere un flash mob, invece è andato in scena un vero e proprio concerto con palco. Candeline pirotecniche, palloncini rossi e ospiti VIP del piccolo schermo. Le immagini e i video del matrimonio sono già diventati virali. E Intanto i due hanno detto sì dopo un lungo fidanzamento e festeggiamenti davanti che vanno avanti da giorni. Ma nel pomeriggio è arrivata una nota del comune. Non consentiremo che Napoli si trasformi in un palcoscenico oleografico dove celebrare nozze sfarzose di dubbio gusto e senza rispettare le regole minime. È così che interviene Alessandra Clemente, assessore alla polizia locale del Comune di Napoli, proprio su questa vicenda. Ma intanto ha già fatto parlare di sé la vicenda, già si è eh, verificata e già ha creato tante difficoltà, ma soprattutto è stata festa grande. Insomma, quando proprio l'illegalità diventa eh, qualcosa da festeggiare e che rende tutto diverso. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Napoli l'allarme del procuratore Melillo è fiducia nei clan delle Imprese, infatti, vediamo i cartelli criminali coincidono con costellazione di imprese e questo che viene appunto raccontato: i fiduciari del Clan occupano posti di direzione in rete di aziende. La metamorfosi del sistema Camorra nel quadro tracciato dal procuratore di Napoli Gianni Melillo in uno dei suoi rari interventi pubblici in occasione della presentazione a Napoli, alla Biblioteca Nazionale di Palazzo Reale, del libro Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi, edito dalla Terza e firmato da Giuseppe Pigna e Michele Prestipino, rispettivamente procuratore capo e procuratore aggiunto antimafia di Roma. Oltre due ore di serrate analisi sulle caratteristiche e la governance delle mafie, sulla loro mutazione, soprattutto sulla larghissima zona grigia, la corruzione e i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con la borghesia mafiosa. Testimonianze ma anche flashback rigorose dei due autori, proprio su un argomento che ancora continua a far discutere. Ed ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano ancora una volta cronaca se ne parla sempre sulle testate online questa volta sul mattino Napoli colpi di pistola e odio sui social per fermare le nozze trash del neomelodico e della vedova del boss anche questo quotidiano analizza proprio la questione però lo fa in altri termini proprio per evidenziare come non è solo una festa questo evento, ma è stato celebrato utilizzando i mezzi più eh, macabri, ossia la pistola, i colpi di pistola utilizzati proprio come strumenti per far festa. E ovviamente eh, lo ricordiamo da questa televisione, ma lo ricordiamo in qualsiasi momento, che ovviamente eh, le armi da fuoco non vanno usate come giocattoli. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Antonio, difensore civico del centro storico di Napoli. Io non mi arrendo, dice, denuncio. E infatti, alla memoria di un elefante, il passo della tartaruga, l'occhio di lince, la voce di denuncia che ogni giorno si leva dal centro storico di Napoli in qualità di abitante e difensore civico. Ormai è una specie rara, robusta e in estinzione. L'ostinazione era sviluppata in strada, tra i vicoli rumorosi e tagliati dalla luce. Da bambino per otto anni è stato nell'orfanotrofio La Palma, al rione Sanità, e da ragazzo ha conseguito il diploma di tipografo. Da Adulto è diventato infermiere nei reparti di Frontiera per mantenere una promessa fatta a mia madre morta di leucemia. Stiamo parlando di Antonio Alfano. 65 anni che si sfila dagli occhiali e vede meglio senza i dettagli. Inquadra i volti dei ragazzi che attraversano la strada con un materasso e la vita dentro un murales di baschi. Fa ridere gli scugnizzi che stringono bambole, acqua e buste di plastica. E ancora racconta del vostro castagnaro di fiducia, sua moglie è una casalinga femminista, tutta grinta e sorriso e il figlio Paolo lavora in Germania per necessità e per amore. Valentina, poi la piccola di casa, porta con sé la, la dolcezza di quest'uomo ancora dice nel suo pc conserva un elenco infinito di documenti e racconta sottovoce, non potete neanche immaginare, eccolo qua quanto sia difficile fare il proprio dovere nelle nostre strutture pubbliche negli ultimi 40 anni ho segnalato ricoveri impropri, sprechi non è cambiato quasi niente, anzi nel 2006 nel parcheggio dell'ospedale dove lavoravo qualcuno mi distrusse il cofano dell'auto, mai ricevuta solidarietà da nessuno di più qualcuno ha inviato lettere anonime a mio nome indirizzate alla dirigenza aziendale con accuse pesanti e l'intento di provocare una bufera giudiziaria, ma se si vuole garantire qualità, l'assistenza avverte è necessario attivare uno strumento di controllo continuo con ispezioni senza preavviso nei presidi. Una commissione mista composta da istituzioni, associazioni e cittadini. Insomma, questo è l'allarme che viene lanciato proprio da questo cittadino Antonio, che eh, racconta di una situazione sempre più precaria che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ma viene eh, denunciata assolutamente no perché le persone temono ritorsioni perché le persone hanno paura di parlare e soprattutto credono che una eh, società civile non si basi sulla denuncia ma semplicemente sul servilismo ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano ci spostiamo ancora sulla cronaca Crescent di Lucas Solto non fece alcuna pressione e lo vediamo proprio ritratto in questa immagine l'istruttorio non ha consentito di acquisire elementi certi o di univoci del ruolo istigatorio di Vincenzo De Luca, pur essendo emerso in modo chiaro il forte interesse dell'esponente politico del Comune all'approvazione del progetto di intervento edilizio, al quale si assegnava un valore pregnante sotto il profilo politico tra gli obiettivi della sua stagione amministrativa, non si rimiene alcuna traccia dell'intervento di De Luca nell'istigare gli esponenti di vertice del Comune ed ancora meno nell'incidere sull'operato di quelli della sovrintendenza per spingere ad adottare atti di violazione delle leggi. Infatti, secondo i magistrati della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, motivano in questo modo la sentenza di assoluzione ai confronti dell'ex sindaco di Salerno, oggi governatore della Campania. Ed ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano nelle testate online, Claudia. E' l'incubo del 5 marzo, la donna che ha subito violenza è stato acclarato anche da un medico e ha subito violenza presso la circunvesuviana di Napoli, adesso vede eh, liberati quelle persone che lei aveva visto come aggressori e la situazione si presenta sempre più complicata perché lei comunque sta subendo tante conseguenze da questa sua denuncia e dice pentita di aver denunciato chi mi ha stupato, stuprato nella circunvesuviana, insomma una vergogna senza fine non per lei ma per tutto il sistema. Come rivivere il dramma di quel 5 marzo una seconda volta e questo è lo stato d'anima di Claudia, una 24enne vittima de dello stupro della circonvesuviana di San Giorgio a Cremano costretta ora ad assistere alla scarcerazione. A il riesame dei ragazzi che lei stessa aveva identificato come suoi aguzzini uno a uno, settimana dopo settimana, la giovane ha così deciso di rompere il silenzio e far sentire anche la sua voce, proprio mentre il vento garantista stava cominciando a perdere il sopravvento tra i vicoli della città. Non capisco perché stia succedendo tutto questo e non mi spiego perché adesso vengono uh, liberati e soprattutto non viene fatta giustizia. Insomma, una situazione sempre più precaria, sempre più distruttiva, soprattutto per chi subisce le violenze. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News, ha arrestato titolare di un ristorante folle di gelosia, ammazzo prima lui e poi te. L'ennesimo caso che racconta appunto di minaccia alla moglie un due pistole, la donna costretta a vivere senza telefono ed auto è finito in carcere per i maltrattamenti ai danni della moglie e per gli atti persecutori nei confronti del presunto amante della donna. Per questo il 54enne BM il Ristoratore del Capoluogo è stato arrestato e condotto in carcere nella mattinata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere. L'indagato, già sottoposto agli arresti domiciliari dal dicembre 2018 fino a gennaio 2019, per reati dello stesso tipo reiterava i comportamenti vessatori e violenti nei confronti della compagna, destinataria di ingiurie, percosse e minacce di morte. In un'occasione la minacciava dicendole: Ti devo ammazzare, prima lui e poi te, appoggiando due pistole sul tavolo del ristorante che gestiva. Ed ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, è crisi al villaggio dei ragazzi, ricorso in Cassazione, impugnato il provvedimento del Tribunale Santa Maria Capovetere che aveva rigettato il piano di rientro. E infatti il villaggio dei ragazzi di Maddaloni ricorre in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale Santa Maria Capovetere che l'aveva esclusa dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. a rendere noto la stessa fondazione che annuncia la fissazione dell'udienza il prossimo 4 giugno dinanzi alla Suprema Corte del Ricorso corso commissario straordinario dell'ente Felicio De Luca contro il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere di rigetto appunto del piano di rientro. Ed ancora, eh, passiamo ad un altro argomento: si parla ancora di Reggia di Caserta, ancora senza un direttore, ancora con un sostituto pro tempore. E vediamo che cosa accade adesso, proprio a questa struttura, a questo grande monumento che rappresenta qualcosa di importante per tutta la città, ma a quanto pare aumenti a raffica, e vediamo quali sono. Sono i nuovi prezzi, infatti, confermate l'anticipazione, sconti per chi ha meno di 25 anni, 2 euro di aumento a partire dal prossimo 1 aprile. Passerà infatti dagli attuali 12 euro a 14 il prezzo, il prezzo del biglietto d'ingresso della reggia di Caserta, il ticket tic che permette ai visitatori di poter ammirare gli appartamenti storici, il parco ed anche il giardino inglese. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo adesso su caserta prima pagina dove andiamo a vedere una notizia che racconta una storia ben diversa infatti la giunta comunale di caserta approva il progetto per il restyling del plesso scolastico di tuoro e vediamo infatti eccoci qua vediamo di che cosa si tratta la giunta comunale di caserta nel corso della sua recente riunione ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di ristrutturazione del plesso scolastico di via falluti a tuoro in particolare dopo aver ottenuto il via all'erogazione di un primo finanziamento per 200.000 euro circa da destinare al ripristino strutturale dei locali, il Comune fa richiesta di un ulteriore importo di 300.000 euro. Procediamo intermodo, spiega appunto il sindaco della città Carlo Marino, in un'area che è per noi centrale nel programma di riqualificazione delle periferie, ad ampliare l'offerta di servizi all'infanzia e alle famiglie per far crescere complessivamente la qualità della vita della nostra comunità. L'intervento del il micronido che ne deriverà rispondono agli obiettivi delle politiche di... Coesione declinate nel QSN, ossia il quadro strategico nazionale, al trend di sviluppo dell'indicatore S05, che misura in campagna i servizi di cura alla persona, l'alleggerimento dei carichi familiari, l'incentivo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Insomma, buone notizie per la, citt la città di Caserta, e in particolare per le periferie, nella fattispecie Tuoro, e soprattutto per i suoi bambini e per tanti che comunque hanno necessità di andare a scuola e vogliono. Vogliono una situazione sempre più piacevole. E anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui. A voi tutti un grazie per averci seguito, essere stati con noi. Soprattutto ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di darvi l'informazione in tempo reale. E io vi auguro una buona giornata e come sempre vi invito a seguire i programmi di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.